Grigio Rosso, Cantuccio dello Sport, nuova puntata. Parliamo ragazzi di prima categoria. Come sapete, dalla settimana scorsa siamo tornati all'antico. Dividiamo le categorie, così i video sono più brevi e li digerite meglio, perché sappiamo che nel giorno d'oggi la velocità è fondamentale. Prima di iniziare, vi ricordo che abbiamo creato questo gruppo dove potete aggiornare i risultati in diretta il sabato e la domenica. Iscrivetevi, noi vi invitiamo a iscrivervi sulla pagina Grigio Rosso Calcio Dilettanti, e dove potete mettere le notizie che volete, così collaborate anche voi. E veniamo a quello che è successo domenica. Allora, in prima categoria ci sono stati dei risultati molto differenti da girone a girone. Il girone cremascolo, i nostri tre rappresentanti, Chievo, Spinese e Montodinese, non hanno fatto neanche un gol, Sciopero degli stato sciopero attaccanti. degli attaccanti. Ha portato a casa un punticino Spinese e Montodinese, buono soprattutto per la Montodinese che in trasferta ha allungato un pochino sull'ultima in classifica. La Spinese un po' sofferto, però almeno non ha perso, e Chievo ci ha perso 2-0. Per i playoff, per il Chievo è sempre un po' più complicato, secondo me. Nel girone cremonese, invece, avevamo innanzitutto una partita molto attesa per il debutto di un mister che a Cremona è molto popolare e più ancora nel suo paese, casalbuttano, che è mister Feliciani. Ha preso in mano il casalbuttano che non vinceva da 8-9 partite, ha iniziato con un pareggio. Fa morale, però diciamo che non è arrivata la vittoria che magari poteva essere una grande svolta. Ha fatto gol Gianluppi, che è un ragazzo che aveva fatto molto bene a Castelvetro un paio d'anni fa, che ha grandi qualità, che dopo ha avuto un periodo di assenza dai campi perché era stato via penso in America, comunque per motivi personali. Non era stato sul campo. Beh, se si dovesse trovare la continuità, secondo me è un ragazzo che ha delle qualità, può dargli una bella mano, visto che comunque Il casalbuttano quest'anno gli mancano un po' i gol. fa fatica a fare gol, e quindi un elemento come Gianluca può tornare utile. Il fatto che abbia segnato, se l'attaccante fa morale, per tanti motivi il gol aiuta a fare gol, per un attaccante. Ci mancherebbe. Comunque diciamo che almeno il pareggio, insomma, qualche segnale positivo si è visto. Vediamo se Prote, perché il soprannome di Feliciano è Prote, perché tende a protestare, riuscirà nell'impresa, perché per il casalbuttano ormai l'obiettivo è salvarsi. Poi abbiamo invece la Pieve 010 che ha fatto un'altra partita, ancora una volta, in cui se l'ha giocata più o meno alla pari, però ha finito col perdere. È una cosa che si è ripetuta spesso quest'anno. La classifica rimane quella che è, ultima in classifica, meno 3 dai play-out. C'è da dire che le ultime partite un po' di punti ne ha fatti, quindi insomma se la può giocare. È chiaro che tutte queste sconfitte di misura, sempre un po' tirate, non Sì, aiutano. esatto, lasciano un po' l'amaro in bocca, però se si perde con Un motivo c'è. continuità, esatto. Dopodiché dovrà giocarsi per agganciare i play-out, almeno secondo me. Beh, chiaramente l'obiettivo è quello. Poi c'era il derby Torrazzo Persico Cicodosmo, ha vinto 3-0 nettamente in Torrazzo, ha fatto un bellissimo gol a Aramis Susanu, un giocatore che sono anni che al Torrazzo si mette in luce, ha segnato Edo con altro giocatore della vecchia guardia, poi Casaburi che è già arrivato a 11 gol quest'anno, sono tanti gol. Torrazzo è una bella vittoria che se lo riporta in una situazione tranquilla di classifica, il Dosimo continua questa crisi, sta continuando a perdere e non trovare gol, sono una decina di partite ma le cose vanno male. Da quando è arrivato Coletto, due derby, due sconfitte abbastanza Magari nette, non è riuscito a dare la svolta per ora. barricate, no? C'è da Certo. dire che è un compito non facile, ha preso una squadra che in Vabbè, questo momento ha insomma, la tanti bacchetta problemi. magica non c'è neanche Coletto, ovviamente. Avrà bisogno di tempo per lavorare anche lui, senz'altro. Sicuramente. Mentre invece il Castelvetro continua il momento magico, ha vinto 1-0, gol di Caporali, Caporali continua a segnare e Castelvetro diciamo che all'inizio campionato si pensava che la sua posizione classifica fosse inferiore alle potenzialità e sta venendo fuori, Infatti l'avevamo detto sta che ci recuperando mettiamo. posizioni, ha superato ancora delle altre squadre, è quasi fuori dalla zona play-out e siamo avanti così, insomma, considerando anche che ha una penalizzazione in classifica senza la quale sarebbe più in alto, insomma, bene. Mentre invece l'impresa di giornata però rimane quella della Casalese. La Casalese nel girone emiliano aveva lo scontro diretto contro il Basilica 2000, scontro diretto per il primo posto, in trasferta, se avesse perso ci sarebbe stato il sorpasso, e invece ha vinto 2-0 con autorità, gol di Chiappani, che tu sei stato tuo compagno di squadra tanti anni, che anche questa partita ha fatto delle giocate da Chiappani, cioè in aria di nascosto porta via palla, Ah sì, la sua tattica, diciamo. anche se sì, è come un in agguato nel... Sì, no, beh, a parte quello è un giocatore No, grande qualità, però questa cosa qua l'ho che vista la fare più di una mette volta, che sembra che non ci sia, uno non se Sì, lo l'ha dimentica e fatto poi nella porta sua via la vita, l'ha palla. fatto più di una volta, sì, Esatto, è vero. è proprio riesce a sparire e poi ricomparire come un mago praticamente. Ha fatto questo gol, ha fatto gol Bernuzzi che ha giocato con tuo fratello, se non sbaglio, altro Sì, giocatore della certo. vecchia guardia. Casalese che insomma, Sandrini ha fatto una bella parata in finale, si è subito riscattato, che la parte precedente aveva avuto per la prima volta un piccolo No, sta impasse, andando bene, no, facendo un nel campionatone. complesso sono un'ottima squadra. Unica nota, tra virgolette, negativa, il Viadana ha vinto, quindi per il primo posto rimane Casalese e Viadana, ancora La lì. Cioè, ha battaglia staccato la aperta, Basilica, ma c'è il Viadana. oltre ad essere attaccati, sono anche Esatto, in mancano lotta. 10 partite ancora lunga, tenendo conto che all'ultimo campionato c'è la sfida diretta. Quindi bisogna cercare di arrivare all'ultima, non
con punteggio in gioco, se no diventa se no ti scappa il morto, una tornata, sì, sì, anche un derby, è un derby, infatti, sentito, non so, sono attaccati, esatto, un derby sentito con il pane del campionato, cioè immaginati, esatto, come potrebbe arrivare quella partita lì a, esatto, essere giocata, e quindi si cercherà di non arrivare così, cioè, poi succederà, per non far torto a nessuno, comunque noi speriamo che la Casalese riesca, vabbè, noi in questo caso ti fanno, esatto, la Casalese, non c'è dubbio. Se poi dovesse arrivare allo ascolto diretto, almeno dal punto di vista giornalistico, da seguire è bellissimo. Cioè. Ah sì, senz'altro. Vedremo come andrà. Diciamo che però a questo punto del campionato, secondo me, la Casalese può gettare la maschera, perché all'inizio del campionato la Casalese è partita per fare un campionato di transizione, siamo alla 20ª e prima in classifica, ora bisogna puntare all'obiettivo grosso. La Casalese ha l'individualità, ha il gruppo a quanto pare, quindi è giusto che ci crede. Ha un bravo dirigente che segnale di dire fa un bel lavoro. Eh no, certo, infatti ci sono i presupposti per vincere. Insomma, è giusto dirlo, cioè, mai l'obiettivo deve essere quello, sei lì. Certo. No, quando poi ci sono tutti i presupposti bisogna provare a vincere. Okay. Poi perché all'inizio del campionato non era, si pensava fosse un anno, diciamo, un po' di passaggio per poi in un futuro provare, invece hanno trovato la formula. Ormai bisogna provare a vincere, certo. Vedremo cosa succederà la prossima domenica. Il calendario propone comunque delle sfide anche ancora importanti. Per Scodosimo, che in questo momento è negativo, si becca il Castiglione, questa corazzata che è perciò dura come ferro. Vediamo se riuscirà a fare il risultato. È molto importante Pomponesco-Torrazzo nel girone cremonese, perché il Torrazzo incontra il Pomponesco che è penultimo, quindi se dovesse togliere punti al Pomponesco fa un favore a Casalbottano, alla Pieve 010, a Castelvetro. Quindi più ancora che per il Torrazzo è importante per movimento cremonese. Esatto, quindi Casalbottano perché è difficile a Curtatone, non è un campo facile. Vedremo cosa succederà, ovviamente. Se vogliamo Casalese, tra l'altro oggi sono uscite le squalifiche, nella sua partita contro il Fornovo dovrà fare meno di Veneroni squalificato, che è un giocatore molto bravo, mi piace un sacco, l'ho visto giocare tante volte in questi anni, senza importante, però... Certo, ma le soluzioni se le hanno. Esatto. Non sono così attaccate ai singoli, secondo me questa squadra può far bene sempre. Bene, io direi che per questa settimana può bastare, vedremo la settimana prossima, speriamo di avere una giornata di sole. In questa giornata l'unica squadra cremonese che ha vinto, Torrazzo e Casalese Castelvetro, tra squadre, speriamo un po' di più. Esatto, una domenica più rosea, diciamo. Ok, per oggi direi che è tutto, alla prossima settimana per quanto riguarda la prima categoria.